Si fa tanto per far crescere turisticamente Taranto, per promuovere le bellezze di Taranto, per far sì che i turisti che arrivano a Taranto possano effettivamente scoprire i tanti angoli belli, fantastici della città bimare. È uno strumento davvero originale, è quello del calesse, girare la città in calessino. Non ci riferiamo al calesse, per intenderci quello con i cavalli, ma qui abbiamo un tre ruote, in buona sostanza, con il quale appunto è possibile scoprire tanti angoli della nostra città. Questa idea, questa iniziativa imprenditoriale, la dobbiamo al signor Cianciarusso, che è al mio fianco e che è titolare di questi tre calessini con i quali si girava la città. A un certo punto ci sono degli ostacoli, non so di quale natura, burocratica, amministrativa, che non consentono questa attività. Cosa è accaduto, signor Cianciarusso? Buonasera a tutti. Circa un anno fa abbiamo avuto questa splendida idea insieme ad altri ragazzi che mi hanno supportato in questa avventura. Siamo partiti circa un anno fa appunto portando questa ventata di novità a Taranto con l'Ape Calessino, un po' ripercorrendo altre realtà come Capri, Ischia, e ci siamo detti perché a Taranto non portare un'idea già collaudata in altre realtà, perché appunto ci immaginavamo una Taranto turistica e improntata proprio sull'accoglienza. Ecco, cosa è accaduto? Quali ostacoli si sono frapposti? È accaduto che ancora non siamo normati, ecco, perché tutto il discorso relativo al trasporto sui mezzi viene regolamentato dal regolamento NCC nazionale. E mentre in altri capoluoghi come Matera, Otranto, oppure... È possibile svolgere questa attività? Esatto, perché anche Ostuni soprattutto, sì, perché hanno appunto normato questa appendice relativa ai calessini. I comuni, le amministrazioni comunali si sono adeguate, ecco, c'è stata un'omologazione, qui a Taranto no, non ancora pare. Ancora purtroppo, sì. Quindi l'amministrazione comunale, non so la vicenda, il corpo di polizia municipale non vi consente lo svolgimento dell'attività? Ce lo consente, però rammentandoci che appunto questa attività deve essere svolta in ottemperanza alla normativa NCC. Quindi è una cosa un po' si svolge con difficoltà, sì, anche esatto. Con il timore da parte vostra. Sì, perché appunto da un giorno all'altro possono dirci no, qui non potete stare, dovete andare via e ci dispiace molto. Ecco, ma perché a questo punto io mi domando, perché non normano loro lo svolgimento di questa attività, non omologano loro lo svolgimento di questa attività rispetto a quelli che sono i parametri nazionali? Perché poi non è che io o lei possiamo normare l'attività, ma fino a prova contraria l'amministrazione comunale. Da questa fase di stasi poi ci frena la crescita del territorio. Certo, io da quel che so è allo studio la modifica del piano che regolamenta appunto la questione NCC, e al tempo stesso dovrebbe esserci questa appendice famosa che si va a gemellare con altre realtà turistiche, però come in ogni macchina burocratica deve essere un attimo velocizzata, perché l'estate è alle porte e quindi dobbiamo poter accogliere i turisti e portarli a vedere le bellezze naturali di questa realtà, di questa città. E allora l'appello all'amministrazione comunale: tante volte io ho detto Taranto purtroppo con l'Ilva è la città dei veleni, ora che abbiamo una possibilità, una delle tante possibilità di far vedere Taranto sotto un altro aspetto, non come la città dei veleni ma come la città delle bellezze, ecco che arrivano
che si frappongono i lacci e lacciuoli della burocrazia. A questo punto l'amministrazione comunale deve intervenire e deve normare questa realtà, perché solo all'amministrazione comunale tocca, non è che io o altri soggetti possiamo normare. Chi esercita la gestione della cosa pubblica lo deve fare, e non dobbiamo essere inferiori ad altre città, ad altre consorelle pugliesi. L'invito è diretto, netto, all'amministrazione comunale. Diamoci una bella, anzi datevi una bella regolata, una mossa, come si suol dire.